Ben ritrovati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi scopriamo il metodo Martinotti-Charmat. Continua il nostro viaggio all'interno del vino spumante e dopo aver visto il metodo classico, oggi e nella prossima puntata andremo a scoprire il secondo metodo più utilizzato per la produzione di vino spumante, che è per appunto il metodo Martinotti-Charmat. Il metodo Martinotti-Charmat si può definire come un procedimento atto a produrre vino spumante mediante la rifermentazione in un grande recipiente chiamato autoclave. Quindi qui abbiamo la prima grande differenza rispetto al metodo classico, che invece prevedeva la rifermentazione in bottiglia. Altri modi con i quali potreste trovare denominato questo metodo è quello appunto della rifermentazione in autoclave, che descrive di fatto il passaggio fondamentale di tutto il processo, oppure potreste trovarlo anche descritto come metodo italiano, che potrebbe essere anche un appellativo utilizzato da alcuni vini, quindi una menzione aggiuntiva facoltativa, come ad esempio per l'Asti spumante. Si dice metodo italiano perché non tanto perché sia stato ideato da un italiano, quanto perché è utilizzato molto spesso nella produzione di spumanti italiani, quindi gli spumanti più famosi, più conosciuti, ma anche ad esempio alcuni vini frizzanti sono prodotti tramite questo metodo, e da qui appunto metodo italiano. Ma la prima domanda che sicuramente vi sarete posti è: perché due nomi? Perché Martinotti-Charmat? Ecco, questo è dovuto al fatto che il metodo in realtà ha, se vogliamo dire, un padre, un ideatore e un realizzatore in termini pratici. Se il primo, l'ideatore, è appunto Federico Martinotti, che nel 1895 ideò questo metodo a Torino, appunto trovando un metodo diverso rispetto al metodo utilizzato per la produzione dello champagne, che era uno dei vini più internazionali all'epoca. Ricordiamo che Martinotti è stato uno dei più grandi enologi italiani del tempo, ha studiato diversi aspetti legati alla produzione del vino e al miglioramento della qualità dello stesso. In realtà lui ha inventato appunto il metodo che poi andremo a vedere, ma il francese Eugène Charmat è un tecnico, quindi uno studioso di enologia, ma proprio un tecnico, brevettò il metodo, quindi i macchinari, e da qui appunto deriva la doppia denominazione, o purtroppo molto spesso la denominazione solo francese. Quindi vi capiterà spesso di sentire metodo Charmat. In realtà Charmat è colui che ha ideato i macchinari, o meglio ha perfezionato il sistema dell'autoclave, passando da dei recipienti che prima erano rivestiti in legno a quelli in acciaio, che ad oggi sono quelli maggiormente, anzi forse unicamente, utilizzati per questo metodo. Ricordiamo che Charmat andrò a brevettare questi macchinari nel 1910 in Francia. Quindi, dopo aver parlato del nome, perché dovremmo scegliere un metodo Martinotti-Charmat invece che un metodo classico? Beh, sicuramente questo metodo si sposa molto bene con le uve aromatiche o semi-aromatiche. Questo perché? Perché ne va a salvaguardare soprattutto le caratteristiche fruttate e i loro sapori, i loro sapori, diciamo, varietali. Quindi di fatto è molto utilizzato ad esempio nella produzione di vini partendo da uve moscato, da uve glera come il prosecco, anche dalla malvasia, oppure anche il brachetto. Quindi sono uve aromatiche o semi-aromatiche che appunto attraggono un vantaggio dal non contatto con i lieviti, in quanto i lieviti con i loro diciamo sapori caratteristici potrebbero andare a coprire invece le parti fruttate e fresche di queste
uve. Come avevo già accennato prima, il metodo Martinotti Charmat non è utilizzato solo nella produzione di vino spumante, ma anche più in generale per la produzione di vini frizzanti. Ovviamente si va a regolare con appositi metodi la quantità di anidride carbonica e quindi di pressione all'interno dell'autoclave per ottenere uno o l'altro risultato. Quindi questo metodo, rispetto al metodo classico, ha anche altri due vantaggi. È un sistema che ha dei costi e dei tempi di produzione più bassi, quindi permette di produrre anche delle maggiori quantità di vino spumante in tempi più brevi e con un costo più contenuto. Inoltre permette anche quella che si può chiamare la, diciamo, fra virgolette, sboccatura on demand, quindi un vino prodotto con questi metodi può essere anche sboccato, o meglio imbottigliato, proprio nel momento stesso in cui bisogna consumarlo, in quanto rimanendo all'interno della nostra autoclave non va a perdere le sue caratteristiche. Attenzione però che minori costi e più velocità nel produrlo non significa assolutamente minore qualità, perché ci sono dei prosecco, degli asti spumante o anche dei lambrusco prodotti con questi metodi che assolutamente non hanno nulla a che invidiare a dei vini prodotti con il metodo classico. Quindi non fatevi trarre in inganno, spesso non vuol dire meno tempo o minor costo significhi che alla fine si ottiene un prodotto inferiore. Vale molto sempre la solita regola: la qualità delle uve, l'attenzione che viene fatta e seguita all'interno del processo produttivo per avere un buon prodotto. Andiamo poi quindi adesso a vedere le fasi della produzione tramite il metodo Martinotti-Charmat, che poi vedremo più nel dettaglio nella prossima puntata. Questa, diciamo, sarà una puntata più introduttiva. Quindi, di fatto, come potete vedere dalla schermata, per alcuni passaggi, o almeno nei passaggi iniziali, non si differenzia molto dal metodo classico, quantomeno nella parte della creazione del vino base. Di fatto si parte in tutti e due i casi dallo stesso principio, quindi un vino base che poi viene rifermentato. Abbiamo poi la fase di filtrazione, di aggiunta dei lieviti, la presa di spuma, che vedremo verrà in un modo diverso rispetto al metodo classico, il travaso iperbarico, il dosaggio, che anche qui è opzionale, non è detto che venga utilizzato, così come abbiamo visto nel metodo classico, l'imbottigliamento sempre iperbarico, la tappatura, il confezionamento. Quindi qui, come vedete, in realtà i passaggi logici sono più o meno gli stessi, ma è la modalità con la quale poi viene ottenuta questa rifermentazione che cambia. E, diciamo, il punto centrale lo ha appunto l'autoclave, di cui vi do qualche caratteristica per concludere il nostro video di oggi. Di fatto, quando noi parliamo di autoclave, in realtà ci facciamo riferimento non tanto al silos, che magari vi sarà capitato se avete avuto modo di vedere una cantina che produce con questo metodo, ma in realtà ha proprio il sistema di chiusura che viene utilizzato, che di fatto ottiene una chiusura ermetica realizzando una differenza di pressione fra l'interno e l'esterno del recipiente. In questa maniera, creando questo differenziale di pressione, di fatto si autochiude, cioè si chiude da solo il nostro contenitore, garantendo una chiusura ermetica che non fa uscire il contenuto al suo interno. Quindi poi, per estensione, con autoclave si è andata anche a designare il recipiente di acciaio inox, solitamente, che appunto con il quale si ottiene la nostra rifermentazione. Di fatto l'autoclave che cosa permette di fare? Beh, permette di fare principalmente tre cose. La prima è il controllo della temperatura. Di fatto, controllando la temperatura all'interno dell'autoclave, si riesce a guidare la fermentazione, la rifermentazione,
in modo da poi poter ottenere, come avevo già anticipato, la possibilità di diciamo imbottigliare il vino in determinati periodi, quindi di fatto ci permette una conservazione del prodotto per un tempo più lungo e un imbottigliamento on demand. Il controllo della fermentazione. Quindi ovviamente mentre nel metodo classico tutto quello che accade nella bottiglia, per quanto si possa misurare, ogni bottiglia fa storia a sé, sì, vengono messi, come abbiamo visto l'altra volta, alcune bottiglie test con l'afrometro, però nella realtà non è detto che poi tutte le bottiglie seguano lo stesso destino. Invece qui, essendo tutto in un unico recipiente, di fatto sicuramente tutto il silos è più controllato e quindi il prodotto al suo interno rispecchierà sicuramente le caratteristiche. C'è da dire poi che nel metodo classico lì sono le tecniche di cantina che fanno la differenza per avere poi un prodotto che sia, diciamo, uguale e comparabile per tutte le bottiglie dello stesso lotto. Infine, l'ultimo aspetto è la possibilità di ottenere la rifermentazione senza perdita di pressione, quindi il sistema autoclave, controllando la pressione, permette anche di non far perdere nel corso della rifermentazione stessa diciamo bolla al nostro vino spumante, e questo è molto importante per garantire anche la pressione dei bar minimi, che come abbiamo visto nelle precedenti puntate è fatta d'obbligo per ottenere poi la menzione di vino spumante. Bene, direi che per oggi la nostra puntata termina qui. Vi lascio come sempre qui sopra in descrizione anche i video legati al metodo classico e anche alle altre puntate dedicate allo spumante, e ci vediamo poi nella seconda puntata per quanto riguarda invece i vari procedimenti più nel dettaglio della produzione col metodo Martinotti Champagne. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e cliccate sulla campanella per essere aggiornati sull'uscita della seconda parte di questo video. Io vi ringrazio degli iscritti, vi ringrazio di tutti anche i commenti e anche dei complimenti che mi vengono fatti, anche delle critiche, perché mi servono per migliorare sempre di più il mio prodotto e i miei video, e salutandovi. E vi ricordo che i minori di 18 anni non devono bere e soprattutto non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose. Un ciao da Francesco e da The Wine Channel.